Signore e signori, buonasera e benvenuti a Ristorazione, un programma che parlerà di ricette, parlerà di cucina, parlerà del backstage dei ristoranti e dei locali. In questo momento dove siamo segregati in casa, l'obiettivo di noi ristoratori e di addetti ai lavori e anche quindi i gestori dei locali vogliono essere vicino a voi e esserlo anche con questa trasmissione che può farvi così toccare un po' con l'idea, non tanto con il palato, ma con gli occhi, vedere quello che è l'operato di noi gestori e conoscendo delle cucine delle varie province. Oggi partiremo con l'Osteria Servole, ne parleremo più tardi, ma qui con me ad affiancarmi c'è il signor Marco Cavagnini. Buonasera Marco. Buonasera a te Marco. Benvenuto. Buonasera a tutti. Benvenuto. Prima di presentare Marco, vi dico chi sono. Io sono Marco Botti, condurrò questo programma con tanto entusiasmo, sono lieto di farlo. Io provengo da una famiglia di ristoratori, sono nato e cresciuto con brioche, viva la sposa perché si organizzavano matrimoni, ma anche un risto pizza, un hotel, quindi ho avuto nella mia vita la possibilità di conoscere tante dinamiche. Dal 2019 organizzo eventi con gusto e stile, organizzo eventi con gusto Classif, che è un altro brand, e poi conduco Matrimonio Perfetto perché oltre che a organizzare matrimoni, li organizziamo a livello generale, quindi come wedding planner, quindi facciamo un corso matrimonio perfetto. Insomma, c'è stato un purpurri di cose legate all'ospitalità. Ma invece raccontaci un po', Marco, chi sei e da dove vieni? Ma allora, grazie Marco intanto per l'opportunità. Per chi non mi conosce, sono il titolare di una piccola azienda che comunque distribuisce prodotti alimentari nel canale Horeca, quindi è il canale deputato alla ristorazione, l'hotellerie e il bar. Diciamo una cosa, sono 30 anni sulla breccia in questo mercato e questo mi ha permesso di, come ho detto in un'altra puntata, di crescere sia dal punto di vista della qualifica professionale, ma anche chiaramente in quella che è la mia figura. Quindi tendo sempre a dire che 50 chili fa ho cominciato la mia attività imprenditoriale. Detto questo, comunque io ho questa azienda, Gelgarda, si occupa della distribuzione di prodotti alimentari, vogliamo lavorare su un livello qualitativo che sia abbastanza tendente verso l'alto, quindi con prodotti che possano avere dei valori aggiunti e possano aiutare comunque i ristoratori, che sono poi il nostro, tra virgolette, permettetemi, braccio armato nella cucina, a riuscire appunto a gestire al meglio questi prodotti e a far bella figura, sia loro che noi. Grazie Marco. Quale sarà il nostro obiettivo? Perché c'è qui Marco? Perché Marco sarà un po' l'inviato di questa conduzione, infatti dopo avremo non è un collegamento, ma vi faremo vedere una ricetta che abbiamo creato all'Osteria Servole, dove Marco tu eri presente perché avevi portato i prodotti, giusto? Sì, certo. L'obiettivo è quello di dare la possibilità a altri ristoratori o altri proprietari di locali di vivere questo tipo di esperienza, di far vedere il proprio locale, di far vedere la propria operatività e i propri prodotti e le proprie ricette. Infatti non è solo un concetto di locali, ma portare sulla tavola di tutti le ricette anche comuni. Infatti questa sera vedremo un baccalà al forno con patate, giusto? Esatto, Marco? Esatto, sì. Perfetto, quindi poi ci racconterai anche da là, giusto, la ricetta, dimmi chiaro, se sbaglio. Sì. Perfetto, e poi ci racconterai invece la differenza del baccalà, sì, giusto? Sì, diciamo perfetto, sommariamente appunto quella che è la differenza tra il baccalà e lo stoccafisso, che poi fondamentalmente vengono spesso confusi. Quindi, come dico io alla Sciura Maria, adesso vi facciamo vedere dall'Osteria Servole con lo chef Giuseppe Bettini come si prepara, o come lui prepara in realtà, il baccalà con patate gratinato al forno. Ho
Buonasera, benvenuti nella mia cucina. Siamo all'Osteria Selvole, il punto nevralgico da cui partono i piatti per gusto classic e gusto stile, per matrimoni, eventi e tutte le parti. Qui è dove io ormai da 18 anni preparo le mie ricette in compagnia di mia moglie e lavoriamo ormai a tempo pieno tutte le sere per cercare di accontentare i nostri clienti. Stasera faremo un piatto che è un mio must, è un piatto a cui tengo molto ed è un piatto fatto a base di baccalà di salato, che come vediamo è qua, ed è un piatto antico della cucina ligure. Verrà, ho già messo dell'acqua a bollire, i pezzi di baccalà di salato verranno messi a cuocere per qualche minuto. Nel mentre prepariamo le patate, che ho già pelato preventivamente, le tagliamo a rondelle. In maniera che poi verranno cotte nella stessa acqua dove è stato cotto il baccalà. Quindi, in genere la dose è tanto baccalà quante patate. Intanto preparo qua le cose. Quando il baccalà avrà cotto 3 o 4 minuti e quindi si sarà ammorbidito, lo leveremo dall'acqua e scotteremo nella stessa acqua le patate. Intanto prepariamo il fondo a base con cipolle e sedano, che è l'altra parte della ricetta. Quindi andremo a accendere il fuoco, tagliare sempre la cipolla, che sarà sempre tagliata a julienne, aggiungiamo un goccio di olio, un goccio, ne va abbondante perché è parte fondamentale del condimento. La cipolla dovrà essere appassita, verrà appassita con un paio di gambe di sedano. Le abbiamo già preparate, pulite, lavate bene perché spesso contengono dei pezzettini di terra. E le tagliamo sottili sottili, ecco qua. A questo punto cominciamo a soffriggere la nostra cipolla. Ecco qua. Quando sarà bella soffritta, aggiungiamo il sedano. Questo è un piatto che necessita anche di un'erba e di una spezia, che è rosmarino fresco. Il rosmarino lo prepariamo sfogliato, semplicemente, e verrà messo dentro. Bene, bisogna fare attenzione che non ci siano i pezzettini di legno perché rimangono un attimino amari. Ecco qua. Aggiungo il mio sedano. Il rosmarino, una bella macinata di pepe, sale, perché anche se il baccalà è dissalato, una volta bollito perde parecchio la parte salina, quindi ha necessità di essere, ecco qua, facciamo passare bene. Intanto il baccalà risulterà cotto, andiamo a tirarlo fuori. Lo peschiamo. Usiamo qua intanto un attimo. A questo punto mettiamo a cuocere le patate. E anche loro dovranno cuocere 3 o 4 minuti, perché poi il resto della cottura verrà in forno. Allora, questo è un bel piatto perché si può prepararlo un po' prima, quindi preparare la parte di cottura del baccalà, il fondo di cipolle, rosmarino e sedano.
e una volta preparato lo si tiene in frigorifero e lo si gratina poi al momento. Proprio deve essere poi dopo cotto in forno e gratinato, quindi una bella doratura sopra per poterlo servire. Ecco qua, noi abbiamo il nostro, la nostra bella cipolla che è bella colorita con il sedano. Pronto. Qua abbiamo il baccalà pronto che andremo a spaccare grossolanamente con il cucchiaio. Deve essere proprio rotto, non distrutto, in maniera che ci siano i pezzettoni dentro. Una volta cotte le patate le aggiungiamo al baccalà e lo mescoliamo bene. Bisogna aver cura di arrivare a avere le patate che sono sode ma cotte, perché poi in forno arriveranno a dorarsi e non stanno tantissimo tempo. Passati 4-5 minuti di cottura le patate saranno già pronte. Allora a questo punto prenderemo una pirofilina dove andremo ad aggiungere un piccolo goccio di olio sotto. Pescheremo qualche patata, fare attenzione che siano belle asciutte. Aggiungeremo i pezzi di baccalà. La parte di cipolla e sedano, quindi ancora uno strato di patate, il baccalà rimanente. E la cipolla rimanente. Ecco qua. Fatto tutto questo, aggiungiamo una piccola parte grassa che sarà panna liquida, panna, io uso solo panna fresca. Ecco qua. Fatto tutto questo, viene appoggiato in forno. Quindi, appoggiato in forno, forno alto, 180 gradi, finché non si colora bene. Intanto che lo chef sta cuocendo questa prelibatezza, Marco, raccontaci un po' la differenza dei baccalà. Ma allora, fondamentalmente è un distinguo da fare, diciamo una disquisizione, nel senso che noi siamo abituati a chiamare baccalà qualsiasi cosa che sia pesce e che fondamentalmente puzzi, nel senso ha un odore non sempre così gradevole. Però ecco, tanto per capire, soprattutto nelle persone un pochino più anziane che erano abituate comunque a mangiare baccalà, bertagnì che si voglia dire, ci sono le due differenze sostanziali. Il baccalà vero e proprio non è nient'altro che, allora partiamo in origine, noi abbiamo lo stesso medesimo prodotto in origine, quindi il pesce in sé è il merluzzo, dei merluzzi grandi che vengono spesso pescati, come ho detto, nelle isole Lofoten, quindi all'estremo nord dell'Islanda, e hanno questa particolarità di avere questa carne bianca, molto buona, senza spine, non è assolutamente stopposa. Le due caratteristiche che distinguono baccalà da stoccafisso sono esclusivamente la conservazione, ovvero presi, quindi pescati i merluzzi, vengono decapitati ed eviscerati, quindi chiaramente tolta la testa, tolta la pancia, a noi non rimane altro che tutta la polpa fino alla coda. Il baccalà viene salato in modo massiccio perché il sale, lo insegna la storia, era il miglior conservante e il conservante più naturale per quello che riguardava sia le carni che i pesci. Quindi
Il sale ha questo effetto osmotico, quindi di osmosi all'interno dell'acqua che è contenuta nel pesce, per cui viene disidratata quest'acqua, che è quella poi che crea le proliferazioni batteriche e il deperimento del prodotto. Per quanto riguarda lo stoccafisso, invece, viene conservato in modo sempre decapitato ed eviscerato, viene invece appeso, quindi per impiccagione al contrario, dalla parte della coda, viene legato con uno spago e con delle pergole sulle spiagge fredde, chiaramente fredde, delle isole Lofoten, con un vento continuo e con questo freddo persistente, viene invece asciugato in modo naturale. Per farvi capire, è una sorta di affumicatura senza chiaramente le essenze dei legni in affumicatura. Quindi, no sale per lo stoccafisso o in modo molto molto blando e parziale, mentre invece per il baccalà sale veramente a grandi quantità, proprio perché è il conservante numero uno. Tanto è vero che per quanto riguarda il baccalà, mesi e mesi sotto sale, per quanto riguarda lo stoccafisso, mesi e mesi attaccato a queste pergole, a questi veramente, sembra una vendemmia di baccalà quando si vedono anche queste fotografie, perché sono appesi per dei filari molto lunghi e questo permette appunto l'asciugatura e il mantenimento di queste carni. Ovvio è che prima di essere utilizzati in cucina, in ristorazione, a casa, dove vogliamo, necessitano chiaramente di essere reidratati, quindi con acqua, non salata chiaramente, perché il sale comunque viene apportato, anche se il sale che viene messo nel baccalà non è che sali molto di più la carne. Nel caso ad esempio del merluzzo, quindi dello stoccafisso, noi abbiamo ad esempio la salsedine, quindi questa aria che ha che è già salsedine, salata, che è già chiaramente salata, apporta anche quella un pochino di sale in aggiunta, oltre che consideriamo che il pesce vive nel mare, quindi pH certo dell'acqua. Ecco. Ma ti chiedo, Marco, dove commercialmente dove lo possiamo trovare? Cioè l'asciuramaria, dove va a trovare il baccalà? Beh, allora consideriamo una cosa, l'asciuramaria... Oltre che la Gelgarda, ovviamente. Beh, chiaramente noi lo vendiamo e vendiamo anche un prodotto che ha un imprinting in particolare dal punto di vista qualitativo. Ci sono diversi tipi di baccalà nelle botteghe attrezzate, nelle gastronomie, comunque anche nei supermercati, chiaramente ci sono appunto questi prodotti che sono già spesso dissalati o ammollati e che servono proprio pronto uso. Quindi non devo fare tutta la procedura che mi serve per arrivare al prodotto da utilizzare partendo da un prodotto dissalato, partendo da invece da un prodotto che invece debba essere ancora ammollato, perché nell'antichità dei nostri nonni prendevano il famoso baccalà, la stela come la veniva chiamata, e doveva essere lasciata per 10 giorni, 15, a volte anche più di questo periodo, cambiando continuamente l'acqua. L'acqua gocciolava piano piano dentro all'interno di questo recipiente e veniva continuamente cambiata proprio per, si diceva, cambiare l'acqua del baccalà per evitare il sale e quindi pulirlo e depurarlo. Grazie. Una cosa importante, c'è il numero di telefono di Marco per chi vuole magari anche dei consigli, ovviamente. Noi l'obiettivo di ristorazione, ne parleremo tra poco, è quello di informare sia a casa ma sia anche i professionisti, ma prima di vedere questo andiamo a completare, guardiamo il piatto dello chef Bettini e vediamo la ricetta. Adesso rimane da salutare la regia. Ciao Marco, ciao a tutti, alla prossima volta.
ringraziamo lo chef Giuseppe Bettini, ringraziamo Osteria Servole che è a Castelgoffredo in provincia di Mantova. Osteria Servole è anche ristorante con pizza. Vi raccomando, andate a provare la cucina dello chef Bettini. E, tra l'altro è la, diciamo così, la postazione dove noi di Gusto e Stile, Gusto Classic, facciamo le degustazioni per gli eventi. Tra l'altro un po' così di pubblicità la mettiamo con il sorriso. Ma Marco, tu eri là a vedere le ricette, ma prima di parlarci di questo e parlarci di nuovo di ristorazione, volevi fare una precisazione? Sì, in effetti voglio fare una precisazione perché in precedenza, dicendo l'origine poi del merluzzo, dei baccalà degli Stoccafissi, ho menzionato Isole Lofoten all'interno, quindi nel circolo polare artico, quindi siamo non in Islanda, ma siamo in un arcipelago, vicino all'arcipelago norvegese. Quindi comunque sia il comprensorio molto ampio, molto grande, mari freddi, quindi questi permettono appunto a questi merluzzi di essere quasi in purezza, perché è un mare molto limpido, incontaminato, però ecco, non si trovano, si trovano nell'arcipelago, in un arcipelago norvegese. Bene, grazie. Diciamo che siamo andati in questi pochi secondi, mentre parlava lo chef, siamo andati a vedere l'informazione per essere più precisi e quindi era giusto dare una correttezza di informazione. Mentre si parlava di ristorazione, da dove nasce questo progetto, Marco? Ma allora, il periodo sicuramente, quindi questo Covid, post-Covid, è un periodo particolare dove purtroppo non solo i ristoratori stanno soffrendo e chiaramente anche noi che siamo poi un volano della ristorazione come fornitori, stiamo soffrendo purtroppo tutto il mondo e speriamo che questa situazione velocemente passi e che non ci lasci strascichi particolari. Quindi diciamo, rientrando un attimino in quello che è il nostro mondo, in quella che è la nostra percezione della vita quotidiana, diciamo ristorazione, quindi un'azione che porta al compimento di quello che è il nostro lavoro nei ristoranti, quindi volevamo dare voce, mano, fiato e anche un pochino far capire a chi nel ristorante normalmente, a me, quando alcune persone mi chiedono ma che lavoro fai, io dico guarda, io faccio food service, quindi porto i prodotti nei ristoranti. Allora mi dico ma scusa, ma i ristoranti non hanno già dove andare? Sì, dico, ma ci siamo noi che portiamo alla ristorazione i prodotti. Quindi il fatto comunque di capire cosa c'è dietro il mondo della ristorazione, il fatto di capire appunto quali sono le dinamiche che si sviluppano dietro i ristoranti. Noi il ristoratore lo vediamo alle 9, alle 10 la mattina, quando ha come noi gli occhi gonfi, noi magari siamo svegli dalle 5 perché abbiamo l'arrivo dei prodotti freschi. E lui è andato a dormire a quell'ora. E lui, bravo, tante volte è riuscito magari a chiudere il locale a quell'ora. Quindi diciamo che la ristorazione è un movimento continuo, perpetuo, e il fatto comunque di portare all'interno di questo mondo le conoscenze, essere fianco a fianco con i ristoratori e vedere anche e soprattutto in questi momenti qua di difficile, veramente difficile interpretazione del nostro lavoro, perché sono venute meno quelle che sono alcune caratteristiche che poi sono quelle normali del lavoro. La costanza, la programmazione. Esatto, diciamo che era un treno in corsa, il trend della ristorazione era in continua corsa, salita negli ultimi anni e sembrava tutto bello, sembrava che ormai questa corsa potesse andare avanti il più possibile e fosse infinita, invece purtroppo questo virus Caino ce l'ha un attimino rallentata. Allora, diciamo che questa è una nuova crisi, ok? Sì, ma ci piace chiamarla cambiamento. Sì. Quindi noi non vogliamo nasconderci con la testa sotto la sabbia, vogliamo prendere e guardare in faccia quelle che sono le problematiche, ma aiutare a dare delle soluzioni a quelle che sono delle problematiche. Esatto. Lo stiamo portando nelle case di tutti, perché ovviamente in questo momento il ristoratore che non è abituato nella vita a stare a casa la sera a guardare la televisione, sì, ma può essere, anziché... diciamoci, ha due possibilità di affrontare questo momento:
continuare a dire povero me e il governo e la problematica, eccetera, oppure dirsi, bon, che cosa posso fare di meglio, cosa posso cambiare, cosa posso vedere in questa situazione per migliorare più avanti. Esatto. Quindi con Gelgarda, con Marco Botti, con Ristorazione, questo programma che va sia alla Sciura Maria, ma sia a, abbiamo parlato di ristorazione, ma anche nei locali, quindi anche il piccolo bar che in questo momento si trova a dover fare un asporto e proprio per stare vivo e stare a contatto dei propri clienti, però siamo a disposizione e vorremmo con piacere ospitare nostri colleghi qui da noi oppure essere ospiti nei vostri locali in questo momento dove c'è tempo, quindi col locale chiuso come abbiamo fatto da Giuseppe Bettini, come faremo con in cucina da Nadia nelle prossime puntate, come faremo in altri locali, sarà per noi un piacere essere a casa vostra, anche dalla casa della Sciura Maria. Se vuole ospitarci a fare due omelette, andiamo anche a casa della Sciura Maria, ma a parte gli scherzi, però l'obiettivo quindi è stare vicino, giusto Marco? Assolutamente sì. Beh, la Sciura Maria se mi vede in questa forma, altro che due, ecco, quindi magari mi chiude fuori dalla porta, però ecco, giusto per consolidare il tuo discorso, diciamo una cosa, che fondamentalmente il mondo della ristorazione è molto, molto dinamico, molto in evoluzione, e purtroppo questo rallentamento violento di questi tempi e questa purtroppo incapacità di gestire il momento, che è un po' in toto, però la ristorazione, ripetiamo, è un mondo che non va mai a dormire. Chiaro. E, ha fatto in modo che il nostro programma vuol dare una mano appunto per creare un'azione affinché le soluzioni che ci sono sempre state, emergano ed emergano appunto anche, non grazie a noi perché non vogliamo essere assolutamente i paladini di nessuno, però il fatto comunque di dare voce e anche un'immagine a un qualcuno che oggi come oggi è impedito in modo lavorativamente per causa di forza maggiore, serve appunto per riuscire a gestire questo momento e riuscire a ripartire poi al meglio. Quindi è un'azione che vorremmo fare tutti assieme, tutto il comparto, appunto per riuscire a gestire al meglio questa fase. Grazie Marco. Da Marco Cavagnini a Marco Cavagnini, perché abbiamo una clip che parla del piatto del baccalà che avete visto e poi ci saranno i saluti. Bene. Eccoci ancora, ciao a tutti. Allora, ora vi parlerò di un prodotto che secondo me, anzi non solo secondo me, ma è un prodotto molto nobile, è il merluzzo, quindi detto anche baccalà, perché questo è un lomos, quindi un trancio centrale di un baccalà delle isole Lofoten, sembra una parolaccia, lo so, ma credetemi, sono le isole al nord dell'Islanda, quindi mari freddi. Come potete vedere, questo ha ancora la pelle, proprio perché potrebbe essere scottato in padella, potrebbe essere marinato e lavorato, potrebbe essere utilizzato baccalà alla bresciana, alla vicentina, mantecato. Viene fatto veramente in tantissime ricette, perché la particolarità di questo pesce, nonostante venga salato e quant'altro, è la delicatezza delle carni, non ha spine all'interno, è un prodotto sempre bianco costante, con una consistenza delle carni delicata ma comunque non mai stopposa. Ecco, questo comunque a mio avviso è il re dei mari, soprattutto dei mari del nord. Quando parliamo di un filetto di pesce intero, il merluzzo, gadus morua, baccalà che venga chiamato poi in trasformazione, è veramente il re. Il suo regno è il mare, ma una volta che ha finito il mare, nella cucina dà sempre il meglio. Grazie a tutti, vi aspettiamo alla prossima. Ciao! Bene, grazie a tutti da Marco Cavagnini, Marco Botti, Ristorazione, a giovedì prossimo. Ciao a tutti, grazie!